Beh, devo iniziare dicendo buon Natale. Fare auguri è sempre piacevole, perché è sempre guardare il bello e il positivo e volere che gli altri possano provare e incontrare il bello e il positivo. Ma non vi nascondo che quando si tratta di Natale ho difficoltà a fare gli auguri, perché, e l'ho detto ogni anno, lo ripeto anche quest'anno, purtroppo abbiamo trasformato il significato del Natale. Noi ci diamo da fare perché resti una bella favola, ma il Natale sa più di tragedia che di favola. E dire buon Natale è guardare a Gesù. Lo dico con consapevolezza perché ormai incomincia ad essere il grande assente in questa festa, quando è lui non solo protagonista, ma quello che dà senso a quello che avviene in questi giorni. Dire Buon Natale in un periodo in cui, e penso alla mia città, a questa terra, si parla di licenziamenti, si parla di gente che ha difficoltà a sedersi a tavola per far festa, si parla di giovani che non hanno speranza, di bambini che restano per strada, che non sempre hanno la possibilità pure di andare a scuola, si parla di famiglie in difficoltà, di gente che non ha lavoro, che perde il lavoro, che ha paura di perdere la casa e non sapere come fare, di giovani che devono pigliare il pullman o l'aereo per andare altrove, di malati che sono nelle loro case e tante volte assieme alla malattia fisica c'è anche quella della solitudine, di anziani che si sentono sbandati perché non hanno nessuno accanto. Si parla di gente che mette le mani là nei cassonetti e sono i nostri, non sono altri, che cercano qualcosa per poter mangiare e per potersi vestire. Si parla di gente che viene da altre terre perché ha voglia di vivere e vuole anche questa gente coniugare il verbo al futuro e non possono farle. Ecco che allora questa favola che abbiamo costruito fa pugni con la realtà che viviamo. Dire Buon Natale in fondo non significa speriamo che queste cose non avvengano, perché queste cose purtroppo avvengono e continueranno ad avvenire. Ma fare dire Buon Natale e dire guarda, anche se c'è questa situazione, guarda che la luce viene, che Gesù viene ed è su questa luce e su questo personaggio particolare che dovremmo poggiare la nostra vita. Perché quel bambino che parla oggi ci dice non aver paura, io ci sono. Abbiamo voluto fare un albero e metterlo nel salone, un albero che sembra secco, però là l'ha appoggiato il bambino. E quel bocciolo che spunta anche quando sembra che l'inverno prende il sopravvento. Nel cuore di tanta gente di questa terra e non solo c'è inverno dentro. Però il bocciolo può spuntare, ma difatti spunta, perché la voglia di Gesù è essere presente. E chi con Gesù cammina, senz'altro trova la forza per andare avanti. Allora, nel dire Buon Natale a questa terra, da fratello, da padre, da amico, è dire che desidererei davvero che nei cuori dove c'è sofferenza ci possa essere un po' più di serenità. Che là dove c'è quella povertà che vi dicevo e la litania è lunga, possa esserci davvero un po' più di speranza, che tutti insieme crediamo di più nella luce e che tutti insieme riusciamo, guardando lui, ad illuminare questa città e questa terra. La cosa che mi fa più male è sentire la rassegnazione. La rassegnazione è come la sabbia mobile, ti risucchia un po' alla volta e tu non te ne accorgi. Ma poi ti ritrovi tutto risucchiato. Noi, a furia di rassegnarci a tutto e a tutti, stiamo perdendo l'abitudine di guardare avanti e di camminare. Io il giorno dell'Immacolata l'ho detto, non possiamo solo vantarci di un passato. Abbiamo il dovere di coniugare il verbo al futuro. Non è Agrigento è stata una bella città. Io vorrei poter dire con voi, Agrigento è una bella città. Perché Agrigento la luce ce l'ha, perché gli agrigentini hanno intelligenza e capacità che altri non hanno, perché fare Natale e vedere che di boccioli che spuntano non ce ne sono uno, due, sono tanti, e tanti boccioli che diventano fiori
rendono bello l'albero e il giardino. Noi abbiamo la fortuna di essere la terra dei mandorli in fiore e tra poco incominceremo a vederli nelle nostre campagne. Ecco, facciamolo spuntare nel cuore questo mandorlo, questo fiore. Facciamo spuntare nel cuore questo Gesù che su quell'albero che sembra secco viene a parlarci di vita.